Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme la ciambella brioche al mascarpone, un dolce perfetto per la colazione e la merenda. Non è la classica ciambella, ma è una brioche lievitata. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 360 g di farina 00, 100 g di zucchero, 50 g di mascarpone, 80 g di burro morbido, 4 uova, una bustina di lievito di birra secco e la scorza grattugiata di un limone non trattato. All'interno della ciotola ho inserito la farina, lo zucchero, la scorza grattugiata del limone e il lievito di birra. Mescolate questi ingredienti con una spatola, con un cucchiaio, quello che volete. A questo punto aggiungete un uovo alla volta. Mescolate con una forchetta. Ecco il secondo uovo. Il terzo, ecco il quarto e ultimo uovo. Mescolate sempre con la forchetta. A questo punto possiamo aggiungere il burro morbido e impastate con le mani. Dopo aver incorporato per bene il burro, potete aggiungere il mascarpone e continuate a lavorare l'impasto con le mani. Mentre Chiara impasta, Ciao a tutti. vi faccio vedere lo stampo. Allora, prendete uno stampo a ciambella, il mio è da 24,5, però la misura ideale per questa ricetta è da 25. Imburrate e infarinate il vostro stampo. Se avete uno stampo più piccolo, ad esempio uno stampo a ciambella da 20, dimezzate le dosi della ricetta. Se non avete lievito di birra secco e volete utilizzare il lievito di birra fresco, usate un panetto da 25 grammi e scioglietelo in due cucchiai d'acqua. Se impastate a mano, verificate la consistenza dell'impasto. Probabilmente ci vorrà un altro pochino di farina perché l'impasto, come vedete, è morbido, appiccicoso, però non aggiungete troppo, altrimenti poi la ciambella sarà troppo dura. Se invece impastate con una planetaria o con i bimbi, non avrete problemi. Allora, l'impasto è pronto, adesso sistematelo così semplicemente come sta facendo Chiara all'interno dello stampo. Adesso coprite lo stampo con la pellicola e lasciate lievitare all'interno del forno spento con la luce accesa per circa 3 ore. Ecco come si presenta l'impasto dopo 3 ore di lievitazione. Adesso in forno caldo, statico a 180 gradi e lascio cuocere per 25 minuti. Poi apro il forno, copro la ciambella con un foglio di carta forno e proseguo la cottura per altri 10 minuti circa. Ovviamente, regolatevi voi in base al vostro forno. Ed eccola qui, la ciambella brioche è pronta per essere gustata. È soffice e super profumata. Una volta pronta, toglietela dallo stampo e spolverizzate con zucchero a velo. Una vera bontà, io ve la consiglio, provatela con un velo di Nutella o marmellata e poi fatemi sapere. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando, se la provate fatemi sapere, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta!